Si sono dati appuntamento questa mattina dinanzi alla prefettura giovani e meno giovani precari dei comuni della provincia per manifestare le proprie ragioni in occasione della giornata nazionale del precariato. Si dicono sensibilmente preoccupati i precari del territorio agrigentino che vedono in serio rischio il posto di lavoro negli enti locali e in tutti gli altri settori, sotto accusa la politica nazionale, regionale e locale. Queste persone non hanno mantenuto il loro impegno elettorale. Perché dal Presidente Monti che ha pensato solo ai banchieri, al Presidente Lombardo che ha pensato solo ai precari regionali, al Presidente Rossi che ha pensato solo ai precari della cooperativa Penelope che gli hanno avuto fatto un contratto a tempo indeterminato e gli altri ce ne stiamo qui a patire le pene dell'inferno. Chiedono un impegno alla stabilizzazione dopo 20-25 anni di prestazione lavorativa nei diversi enti o quantomeno una deroga dal gennaio 2013 quando scadrà loro il contratto di diritto privato. Ci vorrebbe una legge per stabilizzarci, magari se non altro per quanto riguarda quello che prevede la 16-2006 in cui ai comuni costiamo pochissimo, solo il 10%. Basta che magari ci sia il finanziamento regionale garantito per 10 anni senza nessun problema, che supereremmo ogni volta questo ostacolo del rinnovo. Però il problema si potrebbe anche risolvere ancora meglio, e come noi chiediamo ai vari organi istituzionali, prevedendo sicuramente un assorbimento nelle piante organiche a tempo indeterminato. Il 1° gennaio 2013 molte famiglie resteranno senza lavoro. Non possono di punto in bianco mandarci a casa senza trovare una soluzione. Una soluzione si dovrebbe trovare e al più presto, perché il 31 dicembre è dietro le porte. Noi stiamo chiedendo la stabilizzazione, ovviamente, che già da oltre 20 anni aspettiamo con impazienza. La situazione a Ravanusa è un po' critica anche perché ci sono 101 precari, tutti stabilizzati con contratto di diritto privato, ma che ora la norma nazionale non riesce più a finanziare. Al loro fianco i sindacati confederali CGL e CISL e UIL, che puntano il dito contro la recente impugnativa del commissario dello Stato alla norma di proroga dei contratti a tempo determinato prevista dal legislatore siciliano fino al 2013, nonché il pronunciamento della Corte dei Conti sulla legge regionale 24 del 2010, che ha di fatto reso più complesso il tanto spiccato processo di stabilizzazione. E mentre la protesta prende sempre più forma, una delegazione di precari e sindaci sono stati ricevuti in prefettura. Con loro il presidente della provincia Eugenio Dorsi, che mette sotto accusa la politica. Se i politici non presentano un disegno di legge, la legge non cammina da sola. Quindi è chiaro che i politici che possono presentare i disegni di legge a Palermo o a Roma debbono prendersi questa responsabilità e assumersi l'onere di chi ha i conti in regola, di chi può sopportare e supportare la stabilizzazione dei precari e di derogare quindi il patto di stabilità e permettere loro di essere assunti. Ora, la provincia di Agrigento è riconosciuta dalla Corte dei Conti come una delle province più virtuose d'Italia, ha i soldi per stabilizzarli, ma ciò gli viene impedito da una mancanza assoluta di normative. Momenti di contestazione dettati dall'esasperazione si sono registrati in piazza anche all'arrivo dello stesso presidente Dorsi. Ci sopportiamo che qualche imbecille e qualche delinquente, per la verità in misura minore, perché capiamo pure, giustifichiamo pure anche questo impeto di rabbia, ci ha chiamati buffone, dimenticando che il buffone è colui il quale gli ha permesso a lui di entrare senza un concorso, senza un procedimento che gli garantiva, che gli avesse garantito la futura stabilizzazione nel posto che si trova a lavorare.